Allora, mettiamo la retromarcia, il freno di servizio, togliamo il freno di stazionamento. Giù la frizione, bene, freno. Oh, praticamente adesso andiamo indietro senza alzare la frizione. Perché senza alzare la frizione? Perché la discesa ci porta, cioè la salita ci porta indietro, no? Se noi lasciamo i freni, se lasciamo il freno di stazionamento e il freno di servizio. Quindi il freno di stazionamento adesso lo lasciamo e la macchina va indietro. Però che succede? Che noi la retromarcia la dobbiamo mettere lo stesso. Perché la dobbiamo mettere lo stesso anche se la marcia non serve? Perché si accende la luce bianca dietro e quindi stiamo indicando che stiamo andando in retromarcia. Che succede adesso? Che dobbiamo lasciare il freno, la macchina deve camminare a passo d'uomo, però non si deve fermare. Quindi dobbiamo avere la sensibilità sul freno di frenare senza bloccare la macchina. Quindi mani sul volante 9.15. Nella retromarcia è importante avere tutto il lunotto scoperto con la vista diretta, quindi dobbiamo guardare tutto il lunotto posteriore. Prima di iniziare la retromarcia si guarda lo specchietto sinistro, perché il montante sinistro può dare una scarsa visibilità in retromarcia, e quindi guardiamo lo specchietto sinistro. Poi giriamo la testa di 180 gradi, quindi dobbiamo guardare totalmente tutto il perimetro del lunotto, così, tutte e due le mani sul volante, volante dritto, guarda dietro. Quindi qual è il problema? È che comunque la nostra visuale diretta è messa, non è messa comoda, non è messa inquadrata, quindi in questo caso bisogna riferirsi al volante. La macchina è dritta, le ruote sono dritte, il volante è dritto, quindi sicuramente andremo dritti indietro. Quindi non spostare il volante, guarda solo dietro. Hai guardato lo specchietto sinistro? Sì. Guarda solo dietro. Ok, adesso lascia il freno a passo d'uomo, brava. Vai dietro, brava, lungo il marciapiede, non spostare il volante, non ti devi fermare. A passo d'uomo senza fermarsi. Brava. Passo d'uomo senza fermarsi. Ok. Non ti fermare. Frena. Sensibilizza il piede. Senza fermarti. Non ti fermare. Perfetto. Ok, ancora. E adesso fermati. E questo avviene a passo d'uomo per sensibilizzare la frenata. Adesso stiamo in salita. Quindi mettiamo la prima. Lascia il freno. Frena. Quindi che succede? Che la macchina va indietro. Quindi bisogna fare una partenza in salita, giusto? Bisogna fare una partenza in salita. La partenza in salita come si fa? In maniera molto semplice. Si alza la frizione fino a quando la macchina vibra. Quindi hai sentito l'attacco? Oh. Però non sappiamo se è sufficiente o no. Quindi la frizione deve rimanere ferma. Adesso lascia il freno. Lascia. Come notiamo, andiamo indietro. Quindi si riprende il freno, la frizione stava lì come punto di riferimento, alziamo la frizione un altro millimetro, aumenta la vibrazione, vediamo adesso, lascia il freno adesso, lascialo, rimani così, vedi che la macchina inizia a camminare, alziamo un altro millimetro la frizione, 1, 2, 3, 4, 5 secondi, lascia tutta la frizione, piede dell'acceleratore non lo toccare indietro, il piede dell'acceleratore indietro, la macchina cammina da sola, giù la frizione e freno. Allora che vi succede a voi? Vi succede una cosa molto semplice. Quando
quando alzate la frizione e sentite che la macchina vibra, voi lasciate il freno. Se la vibrazione non è sufficiente, quindi se il punto di stacco non è sufficiente o la salita è troppo alta, che succede? Che voi alzate di botto la frizione e la macchina vi si spegne, quindi non riuscite a mantenere l'equilibrio. Per evitare questo, invece, la frizione rimane sempre lì, nel punto di vibrazione dove vibra, e si riprende il freno. Riprendendo il freno, la frizione già sta in un punto di equilibrio, quindi noi conosciamo già quel punto. Alziamo la frizione un altro millimetro, come abbiamo visto, e poi lasciamo il freno e ci rendiamo conto che la macchina sta in equilibrio o parte. Quindi adesso fallo da solo. Se vai indietro riprendi il freno, eh? Quindi questa volta non è andato indietro, piede sull'acceleratore, abbassa la frizione un millimetro, quindi alleniamoci con la frizione, cerchiamo di capire, aumentare la sensibilità. No, deve stare ferma la macchina, abbassa un millimetro senza freno, eh? Alza un millimetro senza freno, piede sull'acceleratore, abbassa un millimetro, piede bene sull'acceleratore, rimani ferma, abbassa, perfetto. Ci sei, questo è l'equilibrio. Adesso parti, alzi un millimetro e la macchina parte. 3, 4 e 5, via, lascia tutto. Non accelerare che la macchina va da sola, prima e seconda va da sola. Oh. Il succo di questa spiegazione va sottolineata una cosa, cioè, fermati, va sottolineato che l'allievo tende ad alzare molto la frizione nella partenza in salita perché ha paura che la macchina va indietro. Quindi per evitare che la macchina va indietro, noi la frizione non l'alziamo tantissimo. Perché? Perché dobbiamo ragionare e pensare, tanto se va indietro di 2 cm riprendo il freno e poi la frizione la gestisco meglio. Ok? Quindi non vi dovete mettere paura se la macchina va leggermente dietro, perché io mentalmente già sto col pensiero: se va dietro riprendo il freno e poi gioco la frizione come voglio.